Buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana da me e dal mio bagno. Sono le 7, direi che possiamo iniziare a pulire perché tanto oggi c'è ancora l'acqua che sta caricando, vabbè. E direi che sono tutti svegli, quindi possiamo ufficialmente iniziare a pulire senza interruzioni. E ho visto in un video che hanno pulito tutto il bagno con questo qua. Chi sono io per non provare? La cosa bella è che ho attaccato i bianchi, quindi ho messo quei due centrini, le tende, perché tutto è nato perché dovevo lavare questo, che questo si è macchiato con la lampada di sale. Ho attaccato la lavatrice e questo non l'ho messo. A proposito, mentre sono qua che cambio i centrini, mi avevi chiesto l'altra volta dove avevo trovato questi che sono abbinati, insomma, sono a strisce, e adesso sto mettendo questi qua che sono a quadri, che riprendono un pochettino il letto. Questi sono semplicemente dei runner non in cotone, di poliestere puro proprio. Sembrano quasi fatti di tipo carta dura, per intenderci, pagati tipo un euro e qualcosa. Li prendo su Temu. Ho scoperto questa cosa qui e quindi ho preso quello lì a righe, pagato 1,93 euro. Questo l'ho pagato 98 centesimi e ho preso poi anche questo invece l'ho pagato tipo 2 euro, nel senso che io li metto nel carrello quando li trovo. Allora, sicuramente 100% poliestere, non c'è neanche l'etichetta, non stiamo parlando di un prodotto di qualità, però tipo ho preso questo che è poi uguale al copriletto natalizio che metterò. Io ne prendo uno che poi taglio semplicemente in due con le forbici, senza fargli orlo e senza fargli niente, per intenderci. Questo era uno che era fatto così, ma io ho seguito la riga e ne ho fatti due. Di solito ne faccio uno un po' più spesso da mettere su questo comò e uno un po' più fine da mettere sotto il televisore. E quindi quando li vedo li lascio lì nel carrello, perché alle volte invece li trovi a 5-6 euro addirittura e non ne vale la spesa, perché ti ripeto, è 100% poliestere. Dopo un paio di lavaggi questi li puoi prendere e li puoi buttare. Io però, non avendo fretta, li lascio lì nel carrello, poi dopo un po' che tu hai le cose nel carrello ti arrivano le notifiche, super offerta, e ti dico, uno l'ho portato via o a 93 centesimi o 98 centesimi, comunque sia meno di un euro, e va bene. Tipo adesso io ho nel carrello già da un mesetto la coperta che è proprio identica a questi, ai cuscini, cioè proprio stessa identica stampa e fantasia. Siamo partiti da 33, poi è arrivata a 23, adesso è arrivata a 16 o 18, non lo so, poi controlliamo. Poi alle volte c'è la super offerta perché magari rimangono gli ultimi pezzi e li riprendo. Non ho intenzione di pagarla più di 10 euro, per intenderci. Perché non stiamo parlando di cotone, quindi sarebbe una coperta che metto qua sopra proprio solo ed esclusivamente per fare tutto uguale.
E sono le 11 ed abbiamo finito. Quindi, considerando che ho iniziato alle 7, ci ho impiegato 4 ore, però posso dire di aver fatto praticamente tutto, tranne le scale sotto, le scale qua e il soppalco. Però sono molto soddisfatta. 4 ore forse sì, sono tante, ma ovviamente ho fatto delle pause e inizio già ad aver fame. Per pranzo ho solo più che da scaldare, quindi ho fatto parmigiana, pseudo mini parmigiana, perché avevo ancora delle melanzane in frigo tagliate da quest'estate e quindi ho fatto praticamente una parmigiana un po' bassa perché ha solo 3 strati. E quindi ho le 2 porzioni di parmigiana. Immancabile torta salata. Quanto riguarda la verdura, invece ho fatto delle carote e delle coste, che accompagneremo le carote con il pesce, perché ho preso del merluzzo che farò in umido, e le coste con una bistecca. E poi appunto una volta mangeremo la parmigiana, una volta la torta salata, insomma per 2 giorni siamo a posto, non si cucina, poi ci penseremo. Ciao, sono quella del giorno dopo. Ieri alla fine non ho più filmato perché ho incominciato a sentirmi male, no? È iniziata la rigidità e il dolore alle ossa ed è stato fortissimo, che è andato avanti praticamente fino a questa notte, questa mattina. Tanto è vero che ieri ho chiamato il medico, mi ha subito visto poi ieri sera alle 18. E questa è oggi appunto ho di nuovo una visita un pochettino più approfondita per quanto riguarda le malattie metaboliche dell'osso, perché non riusciamo a capire se... Malattie metaboliche dell'osso, sì. Perché non riusciamo a capire se... cioè vogliamo avere la totale certezza assoluta che tutto ciò sia causato dalla fibromialgia, o vogliamo andare comunque sia ad escludere tutto, insomma, per essere tranquilli. Quindi io adesso sono già pronta, sto facendo una fatica assurda perché vorrei solo stare a letto, ma non voglio assecondare questa cosa. Finché avrò forza e parlo in base a quello che voi mi raccontate, finché avrò forza, finché il mio cervello darà l'input al mio corpo di andare avanti, io non voglio bloccarmi, perché per me sarebbe la fine. Conoscendomi cadrei in uno stato di depressione assoluto, quindi ce la sto mettendo tutta, stringo i denti e finché riesco a muovermi senza cadere andrò avanti con quelle che sono le mie giornate, sia a scuola che lavorative. E adesso bevo il caffè, dopo andiamo all'informatica, uscirò solo un'oretta prima perché appunto ho questa visita qui, quindi ci aggiorniamo dopo. Devo dire che passeggiare è davvero rigenerante. Puoi vedere questi colori meravigliosi. Aiuta davvero tantissimo. E questa mattina è tutto particolarmente silenzioso in questa via. Di solito c'è un traffico assurdo. Stanno passando anche meno macchine rispetto al solito. Tutto a posto, non c'è osteoporosi, cioè sono ancora nel range, sono molto bassa di calcio, aumentiamo la vitamina D e qua direi che siamo a posto. Si può dire che è una bella notizia. Eccomi qua, ciao, sono quella delle 12:53 per l'esattezza. Mettiamo su,
broccolo e andiamo a ritirare la roba asciutta e attacchiamo anche la lavatrice. Comunque, perché mi aveva chiesto delle lucertole, su quel tetto ce n'è parecchie, perché c'è il sole. Sul mio tetto meno male che non c'è più sole. Nel frattempo ho messo, aspettate che abbasso, nel frattempo ho messo nel carrello i fogli che mi avete consigliato, quelli dell'Eroica qualcosa, pure sel. E insomma, sono tutte cose che sono rimaste lì nel carrello, poi le prenderò. Alexa, quanto manca al timer? Al tuo timer da 13 minuti restano 5 minuti e 10 secondi. Ancora. Io, ragazzi, l'ho spenta la pasta. Ho aspettato che bollisse e l'ho spenta. L'ideale adesso sarebbe saltarla in padella con un po' di olio, un po' di peperoncino, uno spicchio d'aglio, ma invece no, facciamo le brave. Perché le calorie ovviamente cambiano in base a come tu cucini le cose, quindi ributterò i broccoli qua dentro e basta. Un giro d'olio e stop. E buon appetito! Non è il massimo della libidina fatta così, ragazzi, ma va bene. È salutare. Mi sono dimenticata di mettergli dentro anche due lenticchie, fa niente. Ciao, sono quella delle due che ho già mangiato e stavo già guardando cosa aveva filmato su questo video. Quindi io ti saluto qui, ti mando un abbraccio grande e ci vediamo mercoledì, forse, non lo so, chi lo sa. Ho l'umore molto molto altalenante in questi giorni, quindi un attimo è tutto roseo, un attimo è tutto nero, un attimo sto bene, un attimo dopo sto male. Non sono bipolare, meno male, perché mi ci manca solo quello, però devo dirti che sto attraversando a livello fisico un periodo davvero davvero difficile che cerco appunto di non mostrare qui perché non mi sembra bello, perché ritengo sempre che quando uno vuole guardare il video vuole capire adesso dove eravamo rimasti, perché nel frattempo ho dovuto fare spazio nel telefono. Vabbè, tutto quello per dirti che riguardandomi ogni tanto montando sembro proprio una pazza altalenante. Un minuto piango, il minuto dopo rido, o meglio mi sforzo di ridere perché quello che voglio dare è spensieratezza nei video, non voglio appesantirti, anche se poi in realtà purtroppo le mie giornate sono anche spesso e sovente pesanti. Quindi io ti saluto, ti do appuntamento forse a mercoledì perché in questo momento per me no, poi invece domani magari cambierò idea. Perché starò decisamente meglio e sarò anche io più solare.